Buongiorno a tutti, ecco qui per il terzo video del canale e niente, oggi faremo un video iper mega galattico, un video di un, creeremo un gioco che non so cosa quale fare, però ci sto pensando, immagino tipo un Cluedo, sapete che cos'è, praticamente se non sapete che cos'è. Praticamente è un gioco in cui un tizio ha ucciso un altro tizio e io devo scoprire chi è l'assassino e allora devo, grazie a una pedana, sì, creando vari indizi, riesco a scoprire chi è stato. Però ovviamente lo devo modificare, non è questo, tipo pensavo un gioco simile, ma non proprio così, e boh, niente. E quindi possiamo anche iniziare. Però prima sigla. Eccomi qua. Allora, ho fatto uno schema, ve lo faccio Mi vedere. dai la linea. Mi dai la linea. Ok, diamo la linea al nuovo programma di telegiornale di Serafino. Vai. Buongiorno a tutti, ecco come vedete qua siamo in Giappone, no, in Cina, e possiamo vedere il razzo decaduto nel centro Italia, che poi dopo essere caduto si è rialzato con le proprie gambe ed è andato in India. Per fortuna ero già indiano e mi è morto, povero ragazzo. Cambiamo, andiamo nell'altro posto eccomi qua di nuovo. Siamo in Italia, no, in America. C'è stato il terzo volo di Perseverance, perché ovviamente È Ingenuity, non che posso Perseverance. parlare, è No, che vero, non è no, vero, perché no. appunto è volato, anche se non poteva volare, ma non si sa perché, ma è volato. E con questo concludiamo il TG Ops e ci vediamo ad un prossimo TG. Linea al tizio là. Non dategli retta, mi raccomando, perché ha detto tutte cavolate. E comunque era Ingenuity, non Perseverance. Comunque si è fatto tre voli, non so se ha fatto già il quarto volo, perché in teoria doveva farlo, però la NASA ha dovuto rifare qualche aggiornamento. E comunque, andiamo avanti. Prendo il progetto perché l'ho dimenticato. Allora, sperate che voi vediate. Praticamente qui è la base in cui questo ramo, diciamo che è un ramo, sì. Sì, un albero collegate a varie stanze in cui qui ci sono, abbiamo tre, due componenti più le pedine che non ho scritto, ma mi sembra quasi logico, in cui abbiamo i nomi, cose, in che modo, in cui per capire cosa, per avere gli indizi e segnarceli qua tecnicamente, poi delle carte appunto per ancora per avere gli indizi, perché se no non serve a niente. E quindi insomma il mood è di Cluedo. Ho preso il cartone, l'ho ritagliato 40x40, adesso lo ricopro con la carta, ci farò tutti i disegni e vi farò vedere com'è il risultato. Io ho incollato i fogli un po' malamente, infatti è abbastanza schifo. Questo qui sarà lo start. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 stanze in cui questa è la stanza cosmica. Statue, i cosi, sì, le statue. Che le statuine che erano, sarebbero, sì, Robby. Quindi,
prendiamo il cartone che ho messo qua, sempre di Amazon, e ci penso, aspetta, vediamo un attimo come fare. Ok, ho fatto i tizi, quei tizi lì, che si chiameranno Serafino, Arcimboldo, Genoveffa, Gianfrancalda e Asturza. Asturza. Adesso li taglio e vi faccio vedere il risultato. Vi chiederete come faccio a farli fermi, però sto chiedendo anch'io, vedo come fare. Infatti, io ho fatto un taglio e poi l'ho messo così, in modo tale da... Aspettate, prendo la roba. Prendere questo e metterlo qui, tipo non so, sono al numero qui, e poi vado altro è qui. Quali armi potrebbero aver usato? Potrebbero aver usato, non so, magari poteri magici. Quindi facciamo tipo una roba tipo il vento. E scriviamo poteri magici così. E poi facciamo il quadratino più o meno da ritagliare. Poi... Ok, ho creato questi qua. Ci manca la stanza, perché le stanze ci servono, quindi creo le stanze e ve le faccio vedere subito direttamente. Eccole qua, le stanze. Abbiamo la stanza cosmica, stanza del buco nero, stanza marziana, stanza venusiana, che è qua. Stanza solare, ci manca una stanza. Stanza stellare. Ce ne manca una, due finite. Ah, eccola qua. Le stanza. Perfetto. Quindi questa qui possiamo mettere anche da parte. Tanto. Poi adesso ci manca da fare il foglio dove ci sono il chi e il quanto. Dov'è il foglio? Avevo creato un foglio, aspettate. Mi sono toccati gli sti, quindi abbiamo nomi, cosa e in che modo. Quindi abbiamo tre cose. Quindi che nome abbiamo? Quindi scriviamo sempre se abbiamo Serafino, se abbiamo Gian Piertoldo, se abbiamo Gianfrancalda, cosa abbiamo, quindi cosa da creare, quindi buco nero, vestita magica, poteri magici, queste cose qua, e la nome del in che modo è successo, cioè cosa, no, nella stanza, in che modo no, e la stanza è tipo, non so, è successo nella stanza, secondo me è successo nella stanza cosmica, che io non ho, perché magari ho solo stanza. Quindi secondo me stanza cosmica, non so, mettiamo la mia pedina che sia questa, andiamo in stanza cosmica, c'è un dado ovviamente che, diciamo, mettiamo 5, 1, 2, 3, 4, 5, tipo, 4, 5, quindi io sono qua, poi, secondo, io dico che secondo me è il buco nero, quindi ci mancherebbero le carte, no, perché, giusto, 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 non mettiamo, mettiamo solo questo, e quindi secondo, dico che secondo me è il buco nero, stanza cosmica e il personaggio secondo me è Gianfrancaldo. Cioè, vedete che sia Gianfrancaldo. Poi io non ho questo, Gianfrancaldo. Quindi no, vi sto spiegando come funziona in effetti. Sì, devo spiegarlo. Quindi chi ha una delle carte me ne deve dire uno. Quindi il mio vicino, se il mio vicino non ha niente, l'altro vicino, l'altro vicino non ha niente, l'altro ancora. E se non ha niente nessuno, ho vinto. Perfetto. Adesso, prima di fare questa carta, io direi di fare la busta in cui si conterrà chi è stato. In questo caso la scatola, perché nel Cluedo è una busta, però nella scatola, perché da me non ci può stare. Quindi creo la scatola e la faccio vedere. Ok, allora vi chiedete come fare a fare la scatola. Io ho fatto già la scatola, ma tanto la scatola, questo è il coperchio, ma il coperchio uguale alla scatola. Ho preso delle misure, quindi ho fatto tipo un rettangolo, quindi ho piegato così, ho piegato così e ho piegato di nuovo così, così. Poi ho tagliato le due estremità e adesso con un po' di colla caldo, colla stick, quello che avete in casa, stessa cosa, prendete, incollate queste due estremità, una prima va qui. Quindi fate così e l'altra così pure. Quindi vabbè, adesso poi lo faccio meglio, ma giusto per farvi vedere com'era. E poi l'ho sistemata a vostro piacere. E poi fa che cosa? Vabbè, lo faccio subito.
E subito ve lo faccio vedere. Ecco fatto, abbiamo il cosa l'ha rubato, chi, che cosa, quindi abbiamo il ossigeno di Marte, Kepler, la galassia Andromeda, l'ossigeno di Marte, i vulcani di Venere, Marte, Sole da qualche parte, eccolo qui. Quindi ho creato come vedete qua, in teoria dovreste vederlo, il foglio per segnare. Io l'ho fatto a mano con tutti i nomi scritti, ma se voi potete farlo anche al computer, che è molto più semplice fare copia e incolla, così lo potete fare molte più volte. Io ne ho fatto uno, si può fare quante se ne vuole, perché ovviamente uno non basta. E boh. Adesso proviamo a giocare, sempre se riesco a trovare qualcuno con chi giocare, potrei chiedere a Serafino, in effetti. Boh, adesso vediamo. Quindi, andiamo a giocare. Scherzavo, non sono riuscito a giocare con qualcuno perché pare Serafino dormiva. Oh, ciao Serafino, ma non dormivi No, tu? no, 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 Cioè, no, vuoi giocare? no, No, dai, ti prego, ti supplico, ti scongiuro. Niente. Vabbè, ciao, vattene, va. Niente, non riesco a far giocare con nessuno e beh, il video è finito. Ah, grazie per i 20 followers e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.